Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Nuove recensioni. Quest'oggi, grazie al grandissimo Gianluca Petri che mi ha dato il suo account per fare queste review, ci andiamo a testare Kyrie Irving e Joe Johnson. Allora, detto questo, andiamo subito in freestyle con il buon Kyrie. Qui ci abbiamo DeRozan, lo sostituiamo. Mettiamo Irving. Oh, zone calde ovunque per Kyrie Irving. Io, raga, ho la carta che non è firmata e è una bestia. Cosa cambia da questa? Ha piazzato il limitato Hall of Fame, questa qua. Penso cambi solo questo. Come vediamo, carta veramente clamorosa. Segna da tutte le parti, si fanno i verdi in una maniera veramente indecente e indecorosa. E anche se non si fa verde, si fa canestro lo stesso. Come vedete, molto semplice da usare. Movenze veramente, veramente top. La classica animazione di Irving sotto canestro. Che vi devo dire, raga? Carta mostruosa. Per quello che costa, poi è veramente regalata, anche se in realtà si è alzata un po' di prezzo dopo che la gente ha iniziato a capire il suo potenziale. Però vi posso assicurare che anche la carta base, che è quella che ho io, perché non ho comprato quella firmata appunto perché il prezzo si era alzato, è abbastanza simile. Proviamo anche Joe Johnson in questo video. Eccolo qui, mamma mia, lui addirittura ha le zone calde ovunque, quindi veramente top. Rilascio forse un po' più lento di quello di Irving. Questo è quello non firmato. Comunque, come vedete, ecco il primo verde. Anche se non facciamo verde, anche lui molto preciso a canestro. Naturalmente, se entriamo dentro l'area è tutto più easy. Non ho visto i peggio di questa carta, poi andiamo a vedere insieme. Intanto vedo che comunque anche da fuori area, diciamo, abbastanza lontano la mette, quindi immagino che ha piazzato illimitato. Attenzione, green addirittura fuori dalla zona. Ok, primo errore, green. Pure questa penso che sarà una carta di quelle sgravate. Allora, eccoci qua, in triplice minaccia da 6-2 con 35 punti rimasti, quindi gli finiamo la board al buon Gianluca. Vediamo che squadra ha messo su. Ok, leviamogli questi pipponi clamorosi. Ci presentiamo così, con questo terzetto sgravato. Allora, vediamo chi abbiamo incontrato. Speriamo che non incontriamo il fenomeno delle 13:40. Ok, sembrerebbe un avversario abbastanza affrontabile. Vai Kyrie. Ah, stecca Kyrie. Ok, dito negli occhi di Johnson. E va mobile, la mette lì. Joe Johnson libero. Ci sblocchiamo. Ok. Forse presentarmi con Evan Mobley non è stato il top. Intanto stoppata di Joe Johnson. Kyrie! E stoppa pure questa. Ma come vedete, Kyrie è bello quatto in difesa, eh. Quando questo regalo ci sta a far culo oggi. Andiamo con il dribbling. Ok, spezza caviglie e finalmente mettiamo la tripla con il buon Kyrie. Andiamo in difesa. Ok, qui ci ha mandato al bar. E invece no, perché Kyrie ci mette la manina e stoppa. Eccolo lì, Kyrie, tripla. Ok, gli sto prendendo mano con Kyrie. Bello! Non so chi ha stoppato le due, comunque ottimi entrambi in difesa. Sia Kyrie che Joe Johnson.
Va bene, questo regà fa così che gli volevo fare. Allora, ne faccio un'altra per la scienza e poi andiamo alle conclusioni finali. Però mi sa che tolgo Evan Mobley e gli metto dentro a Damon Green. Poi, siccome non so se lo usa, gli facciamo un 125 MT, tanto glielo riguadagnati con la pallina. Allora, vediamo se abbiamo beccato qualcuno di più tranquillo, insomma. Questo gioca senza playmaker, mamma mia, tutti giganti. Vediamo se i nostri due nanetti se la caveranno. Oh, intanto così, così, così mi passi. Bene. Kairi! La mette lì, Kairi. La mette lì, Kairi. Ah, questo va dritto a canestro così, per ride. Va bene, ho capito. Mo ce penso io. Te ce penso io, te ce penso. Ok, proviamo un po' pure Johnson. Johnson & Johnson, vai. Insomma, accelerazione non un granché. Però il tiro penso che sia abbastanza preciso. 3 punti per Joe Johnson. Una bella guardia, Joe Johnson. Ve dirò. Mi va in due sotto. Kyrie, difesa sotto canestro, clamorosa. Joe Johnson mette la tripla, easy. Non stavamo manco vicino alla linea da tre, eh. Sempre che non ho visto se c'ha portata illimitata, ma immagino di sì. Ok, Kyrie. Kyrie. Continua a difendere mostruosamente. Arz, che mi sono fatto ruba a palla da il sergente Ibaka, che l'aveva pure a chiude. Vabbè, ok. Vai, Kairi. Classico, spezzacaviglie e andiamo. E andiamo. E andiamo. Questo è per te, Gianlu. Questo è per te. Se. Guardate Kairi come tiene in difesa. Johnson da. Ok. Ci sta, eh. Da Urano, porco due. Se andava pure questa. Questa entra invece. Ok. Spezzacaviglie non è andato a buon fine. Joe Johnson. Prova a metterla. Ibaka chiude. Pure Ibaka, ragazzi, sarebbe da testa, secondo me. Bravo, Joe Johnson. Lì. E da 3 pure questo. E andiamo a 15. Allora, diciamo che con questo terzetto mi ci trovo un po' meglio, eh. Ma che fa questo? Ok. Lì. Joe fucking Johnson. Belle carte entrambe. Bellissime carte. Joe Johnson, secondo me, molto simile a Jaylen Brown, quello Pink Diamond che davano con le sfide di DeRozan, con la differenza che difende molto di più, penso. Ancora Kyrie Irving con la stoppata. Che fa questo? Perché non tira? Poteva tirarli, eh. Gli piace andare sotto canestro, e tanto Joe Johnson, signori miei. E Kyrie Irving che la va a chiudere. Gallu, una vittoria te l'ho portata a casa, eh. Una su due. Allora, qui cerchiamo di andare a prendere o 2,50 o i gettoni. Però mi sa tanto che andiamo sui gettoni. Ok, vabbè. Quindi, Kyrie Irving, 99-92. Grande, grande carta. Come vi dicevo, molto simile a Damian Lillard del Clutch Time, con la differenza che ha molto di più in difesa sul perimetro. E infatti, come vedete, ha 88 difesa perimetro, 89 ruba. Mi pare che Lillard non ha 89 irrubata, stoppata 70, controllo palla 95. Che volevo dire, raga, carta sensazionale. Adesso io non so, quella firmata a quanto sta sul mercato, quando l'ha presa, quando l'avevo visionata all'inizio dei spacchettamenti, stava sui 32-35k. Gli ultimi giorni è salita tantissimo, è arrivata quasi penso sui 40-42,
Adesso no, oggi non ho ricontrollato, comunque ha fatto un bel balzo tipo 10K in avanti. E dire, raga, carta mostruosa questa, il Playmaker, che alla fine manco costa tantissimo, quindi io ve lo straconsiglio se non avete Lillard, ma anche se avete Lillard e volete fare ancora un successivo salto di qualità, io Kyrie Irving lo straconsiglio. Come vedete ha piazzato il limitato Hall of Fame, questo ce l'ha solo la carta firmata, non ce l'ha quella non firmata, per il resto i badge dovrebbero essere gli stessi. Tra l'altro, pure partenza rapida Hall of Fame. Passatore, che altro ci abbiamo? Tenaglie. Tenaglie oro, queste pure Lillard per esempio non ce l'ha. Io gliel'ho messe perché lo uso. Però di base non ce l'aveva, quindi anche questo, la differenza pure questa. Cioè nel senso ti compri Irving, c'hai già tenaglie, c'hai già portata illimitata Hall of Fame, eccetera eccetera. Quindi carta vera più completa rispetto a Damian Lillard. Joe Johnson, signori, allora vediamo perché questa carta l'ho provata senza guardare le stats, però la conoscevo. Abbiamo provato quella non firmata perché quella firmata costa un'esagerazione. 99 attacco, 99 dif 96 difesa. Andiamo un attimo a vedere. Ah, può giocare come guardia o come ala piccola. Io vi consiglio come guardia nei 5v5. Andiamo a vedere un attimo le stats per quanto riguarda il tiro. Ok, tiro da 3, 95 punti, tiro alla media 95, tiro vicino 95, tiro libero 95. Quindi l'abbiamo visto poi tra l'altro che tirava pure da fuori area senza problemi. Passaggio 86, poi vediamo, stoppata, ruba difesa sul perimetro. Questo per esempio mi pare che difendicchia un po' di meno di Kyrie Irving, però ha difesa interna 82, proprio perché a differenza di Kyrie Irving che è un playmaker guardia, questo è un guardia alla piccola, quindi ha anche la difesa interna e questo dà un vantaggio in più. Naturalmente se poi lo scalate a guardia diventa devastante. Ha pure due ottimi rimbalzi offensivo e difensivo, 80, velocità 94, velocità con la palla 91, accelerazione 93, gioco duro 90, resistenza 85. Forse questo è l'unica cosa che potrebbe stonare, soprattutto se lo usate nei 5v5. Poi andiamo a vedere i cartellini, prendi e tira, c'ha tenaglie Hall of Fame, quindi ragazzi sul perimetro difende che è un amore. Posterizzatore, piazzato illimitato Hall of Fame come immaginavo. Cecchino Hall of Fame, tiratore scelto, eccetera, eccetera. Poi che altro ci abbiamo? Spezzacaviglie, intimidatore, difensore instancabile. Questo lo fa stancare un po' di meno. Ottima, ottima carta. Partenza rapida, oro. Torniamo un attimo da Kyrie Irving perché non ho fatto caso se aveva Cecchino, ma penso di sì. Ah! Attenzione, Kyrie Irving non ha cecchino Hall of Fame, vediamo se ce l'ha oro. Ok, ha cecchino oro, va bene. Se poi volete potenziarlo di più, però dovete avere il badge Hall of Fame perché non si trovano sul mercato, potete mettergli anche cecchino Hall of Fame o anche tiratore scelto Hall of Fame. Questo in realtà non l'avevo, non ci avevo fatto caso, cioè nel senso adesso vedendo la carta di Joe Johnson ho fatto caso che di là non l'avevo visto. Ok signori, penso che per oggi e per queste due review ho detto tutto. Io mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere le prossime review su NBA 2K. Niente, ringrazio ancora Gianluca per avermi prestato il suo account per fare questa review, soprattutto di Joe Johnson, perché non penso che lo comprerò, ma non perché non è forte, ma perché butto i miei NT da altre parti. E niente ragazzi, allora il buon Gianluca ha altri giocatori carini come Terry Dissinger per esempio, come Cliff Hogan, però ormai sono della season vecchia, quindi non so, se volete qualche altra review di questi giocatori fatemelo sapere nei commenti. Detto questo ragazzi, io vi risaluto per l'ennesima volta e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!